Buongiorno a tutti, oggi parleremo dei vasi comunicanti. Ora, se noi versiamo dell'acqua colorata in dei vasi comunicanti, soprattutto nel tubo principale, ma possiamo versarlo in altri tubi, noteremo che il livello dell'acqua è in tutte e quattro le forme tubi uguali, anche se la forma dei tubi sono diverse. Questo succede perché la pressione dell'aria e la gravità fanno sì che il livello sia parallelo alla superficie del pavimento. Se noi svuotiamo i tubi, apriamo un tubo e versiamo l'acqua, noteremo che l'acqua salirà sì allo stesso livello di tutti e tre i tubi, tranne in quello che abbiamo tappato. Questo succede perché l'aria è intrappolata all'interno di questo tubo e, non potendo uscire, non fa passare l'acqua. Se noi lasciamo il tubo, ritorna tutto a normale in vita. Tuttavia esiste un'eccezione, che è quella dei capillari. Se noi infatti versiamo dell'acqua colorata, anche della semplice acqua, nel tubo principale, noteremo che nei vasi più stretti l'acqua tenderà a risalire a un livello maggiore rispetto che nel vaso principale, anche se non si vede molto bene. E poi lo okay. Questo succede perché? Questo succede perché l'acqua tende a, in qualche modo, arrampicarsi alle pareti del tubo e quindi riesce a vincere la forza di gravità e la pressione atmosferica. Questo stesso principio è stato utilizzato molto tempo fa dagli arabi che vivono qui in Sicilia e in altre parti del mondo. Questo è un sistema delle torri d'acqua molto antiche che ancora oggi esistono a Palermo, però non sono funzionanti. Funzionava così. Questa era la sorgente. Dalla sorgente esistevano questi tubi sotterranei chiamati canat che arrivavano fino alla torre. In questa scala che vedete qua salivano i carusi, che sono semplicemente dei bambini. Questo perché le scale erano così strette da non permettere il passaggio a un adulto. Il caruso apriva e chiudeva i rubinetti in modo tale che l'acqua potesse passare da una casa, potesse entrare nei vari serbatoi delle varie case. Facciamo una prova. Allora, questa rappresenta un'altra torre. Come possiamo notare, il livello dell'acqua di quest'altra torre e della sorgente è praticamente lo stesso. Ora, se noi apriamo qua questi tubi, il serbatoio piano piano si riempirà. Come notiamo, il serbatoio si è già parzialmente riempito. Come si può dimostrare, ora potremo aprire i rubinetti. Grazie alla forza di gravità, l'acqua scende dal serbatoio principale alle varie case. Questo sì. Come possiamo notare, questo serbatoio si è già parzialmente riempito, insieme a questo. Il livello
Di conseguenza il livello d'acqua di questo serbatoio piano piano sta diminuendo, che però non diminuisce perché c'è la sorgente che gli porta costantemente dell'acqua. Ma è ecosostenibile poiché non richiede l'uso di alcuna fonte di energia e quindi non inquina l'ambiente. Ancora oggi è utilizzato in numerosi paesi in cui c'è molto lodo.